Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi vi farò vedere come preparare un piatto semplicissimo e riuscirete a far mangiare ai vostri bambini sia il pesce che le verdure. Sto parlando di filetti di branzino in crosta di zucchine. Per prima cosa ci occupiamo delle zucchine. Dopo averle lavate, togliamo le estremità. È sempre bene usare zucchine piccole perché sono molto più dolci e molto più saporite. Ora, con l'aiuto di una grattugia, dalle zucchine ricaviamo delle strisce. Se preferite potete fare anche delle piccole fettine o delle striscioline. A me piace molto l'effetto della zucchina fatta un po' a spaghetto. A questo punto dobbiamo dare un po' di croccantezza a queste zucchine e quindi aggiungiamo un po' di panko, che sono dei fiocchi di pane. Se non ce l'avete, nessun problema, potete mettere tranquillamente del pan grattato. Il pan grattato che uso io è aromatizzato con delle erbe aromatiche e dell'olio extravergine d'oliva. Quindi metterò, vedete com'è bello giallo, le erbe aromatiche che ho usato sono il rosmarino, la salvia, il timo, la santoreggia, comunque quelle che vi piacciono di più. Mettiamo una generosa quantità di pan grattato e aggiungiamo un po' di pepe, sale e olio. Mescoliamo, ma non troppo. Dobbiamo giusto uniformare il tutto. Mi piace che rimanga dell'aria tra le zucchine, in modo tale che non diventino tutte mollicce, ma che comunque rimanga tutto abbastanza croccante. Ecco qua, questi sono i filetti di branzino diliscati. Se dovete fare un macello cercando di sfilettare un branzino, chiedete al vostro pescivendolo di farlo per voi, sarà contento di farlo perché comunque rimane sempre il suo lavoro ed è un professionista, lo farà in meno tempo e facendo meno spreco. Mettiamo nel fondo della teglia un po' di pan grattato per impedire alla pelle del branzino di attaccarsi alla carta forno. Disponiamo i filetti. E a piacere li condiamo con un po' di sale e pepe. Io preferisco non farlo perché il ripieno di zucchine che ho preparato è molto saporito. Ho già messo olio, sale, pepe e tantissime erbe aromatiche. Quindi mi limiterò solamente a disporre, lasciando sempre molto volume, senza quindi comprimerlo, un mucchietto di zucchine. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi in modalità ventilata. Ventilato sempre perché mi piace l'idea che sia un piatto un pochino asciutto. C'è già abbastanza umidità data dalle zucchine che proteggerà il branzino e non lo farà seccare, però allo stesso tempo le zucchine diventeranno più asciutte e quindi più croccanti. Non mi resta che infornare. Ecco qua i branzini in forno. Adesso li lasceremo a 180 gradi fino a doratura. I filetti di branzino in crosta di zucchine sono pronte. Non vi resta che farli testare ai vostri bambini.